Vabbè ragazze, oggi faccio il video, il mio Pandora, faccio vedere comunque un po' i miei ciondoli. Partiamo dalla chiusura, che io comunque ho preso questa chiusura a cuore. E subito vicino ci ho messo questa catena con questo fiocchetto. E poi c'è, penso sia tipo un fermaciondoli, però a me mi piaceva tantissimo il fatto che c'era questa catena che scendeva e quindi l'ho decisa di mettere qui e poi comunque quando il bracciale è chiuso la collego a quest'altra parte. Quest'altro ciondolo. Se poi riesco a trovare comunque i prezzi, i nomi specifici dei vari ciondoli, ve li scrivo. Ed è un ciondolo questo qui, cioè molto semplice, con queste farfalle, colline. Poi ci sta quest'altro qui che è per dividere comunque i ciondoli. Ed è comunque di questo rosa molto chiaro, molto bello. Poi abbiamo il pendente comunque della collezione di Natale, che tiene qui i fiocchi di Natale e sotto sembra tipo una campanella con la renna e qua disegnato con un fiocchettino, mentre comunque dietro vediamo che c'è, non c'è. Leggermente a me questo qua mi piaceva tantissimo. All'inizio pensavo che mi poteva dar fastidio comunque un pendente, invece poi comunque mi sono trovata bene. Subito dopo ho deciso di mettere questo qui della collezione di San Valentino, infatti questo è l'ultimo arrivato, con questo cuore, cioè questo, con tanti cuoricini. Comunque si gira e ci sono tutti i cuori. Anche questo comunque mi piace tantissimo. Poi abbiamo un altro di questo qua per separare i ciondoli, sempre dello stesso colore. E poi ci sta questa zampetta che non poteva assolutamente mancare, visto che comunque amo i cani. Ed è una zampetta comunque con questi brillantini, come anche d'altronde il cuore e questo qui con le farfalle. Ed è una zampetta comunque molto semplice, ma davvero molto sfiziosa e carina. Ed è comunque uguale sia davanti che dietro. E infine ci sta quest'ultimo ciondolo. Con ciondolo comunque, bianco, però con la luce, che comunque ora non si vede bene. Non si riesco. E comunque siamo con tanti con quei triangolini e quindi comunque cambia colore dalla luce che comunque riflette. Di base comunque è bianco, però comunque man mano cambia colore. Quindi questo qui è il mio braccialetto Pandora, spero che vi sia piaciuto. Logicamente si dovrà riempire col tempo. Fatemi sapere se avete anche voi qualcuno di questi ciondoli o che ciondoli avete o quali avete comunque intenzione di comprare la vostra wishlist. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!